5 aprile 2009, Domenica delle Palme, e comincia la Settimana Santa, bello perché venerdì è l'ultimo giorno di scuola, sabato, domenica e lunedì c'è un maxi ponte. Beh, venerdì bisogna accompagnare la nonna alla Via Crucis, che ci tiene tantissimo, ma non c'è problema, sabato ci divertiamo con gli amici, domenica vengono tutti i parenti, un bel pranzo di Pasqua tutti assieme, con la zia, con i cuginetti, perché no? E lunedì grigliatone, per Pasquetta si fa il grigliatone. Oh, andiamo da te in campagna a Lucoli, scici tranquilli, venite che ci divertiamo tutti! Ok, però, ah raga, si è fatta una certa, domani è lunedì, sarà anche la Settimana Santa, ma si va a lavorare, si va a scuola, quindi niente, dai, buonanotte a tutti, andiamo a dormire, ci vediamo domani a scuola o sul posto di lavoro, come sempre, giusto? Giusto, buonanotte a tutti! Sto arrivando. Risalgo dal profondo, dai luoghi dove regna il buio. Arrivo, e tu non puoi farci niente. Stai dormendo, ti prepari una giornata di scuola, o di lavoro, o di qualunque altra cosa che componga la tua vita. Spero tu sia stato felice, perché non lo sarai più per molto tempo. Forse mai più. Non ho nulla contro di te. Io non ho una mente, non so pensare, non scelgo chi colpire. Io arrivo dal profondo e basta. Eccomi! Sto violando la superficie. Il mio furore risale gli edifici, apre ferite su mura vecchie di secoli, fa svenire palazzi interi e seppellisce i corpi. Fragori nella notte, urla di sirene, pianti, richieste d'aiuto soffocati dalle macerie. Vite che si spengono. Tante. Troppe. Come sono arrivato, me ne vado. Ma l'eco della mia voce resterà ancora a ricordarti sempre che sono qui. Non avevo nulla contro di te. In fondo, sono solo un terremoto. Tra il 5 e il 6 aprile 2009, alle 3.32, una scossa con magnitudo momento all'incirca di 6, poco meno di 6 sulla scala Richter, colpisce l'Abruzzo e parte del Lazio. Sapete cosa significa essere colpiti da un terremoto in piena notte? Io ne ho una minima idea, proprio minima, perché la notte tra il 12 e il 13 dicembre 1990 a Siracusa, all'una e un quarto di notte, ci fu una forte scossa di terremoto, 5.6-5.7 sulla scala Richter, all'epoca non si misurava il momento sismico, poco più di 45 secondi, che ho una scossa lunghissima. La mattina del 6 aprile, all'alba, alle 5.20, esco dalla doccia, sto aspettando che si faccia il caffè, accendo la televisione, metto su Canale 5, su Prima Pagina, e vedo edizione straordinaria Abruzzo e immagini allucinanti che venivano da quello che era successo praticamente un paio d'ore prima. Ci avevano consegnato da pochissimo la cucina mobile, da poco più di un mese praticamente, alla fine di febbraio, dovevamo preparare l'inaugurazione, volevamo fare una festa il 25 aprile o il 1 maggio con il comune di Siracusa, doveva venire il vescovo, dovevano venire tutte le autorità, facevamo un pranzo con tutti i siracusani. La cucina è partita il tardo pomeriggio del 6 aprile e ha viaggiato tutta la notte, arrivando il 7 aprile, intorno alle 3 del pomeriggio, in Abruzzo, dove è stata portata a Palombaia, a Tornimparte, in provincia dell'Aquila, dove è stato realizzato il campo della Regione Sicilia. Quest'anno sono tornato a Palombaia, così, en passant, giusto per vedere come sono cambiate le cose in 10 anni, giusto per vedere un po' di normalità, perché il mio ricordo dell'Aquila, il mio ricordo di Palombaia, era quello della città danneggiata e del campo di terremotati. Sono andato a vedere un pochino di sana normalità, sono andato a vedere un campo sportivo. Vi lascio con queste immagini, ringrazio Zelcor per averci voluto raccontare un terremoto
dal proprio punto di vista, e la Locanda della Tormenta per aver prestato la sua voce a questo piccolo esperimento, che spero abbiate gradito. Grazie, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Torno in parte, provincia dell'Aquila, Palombaia. Questo è il campo sportivo. Qui c'era il campo terremotati della regione Sicilia. Adesso è un cantiere, anche se il cancello è aperto. Allora, lì sotto ci sono i bagni. Mi metto così, mi metto anche a favore di sole. Dietro di me ci sono i bagni, e la cucina era lì. Faccio passare magari qualche foto se la trovo. E il campo era il campo tende che ospitava i terremotati. Siamo il 1 aprile 2019, sono passati 10 anni. Naturalmente il campo è completamente rinnovato, quella struttura dove ci sono i bagni, dove ci sono gli spogliatoi, è completamente ristrutturata, è stata completamente rifatta. Io 10 anni fa ero qui, esattamente 10 anni fa, sono voluto tornare per vedere come è cambiata la terra, come è cambiata questa terra negli ultimi 10 anni. Sono voluto venire a vedere di nuovo a distanza di 10 anni per portare questa piccola testimonianza. Adesso sto tornando verso l'auto, lungo questa strada si arriva alla scuola media dove c'era il COC di Torno in Parte, e questo è il mio piccolo ricordo del terremoto del 2009. Questo è tutto, grazie a Zelcor e alla Locanda della Tormenta per averci voluto citare e raccontare in una maniera un po' particolare il terremoto, e ci vediamo al prossimo video.